queste sono delle file di cipollotto. Sono state seminate l'anno scorso, più o meno in questa stagione, per cui all'inizio della primavera, all'inizio di maggio, sono germogliate, sono state lasciate qua. Potevo benissimo trapiantarle dopo circa 3 settimane dalla semina, oppure verso primavera inoltrata inizio estate, oppure verso l'autunno, ovviamente in letto caldo. Non avendolo fatto perché non avevo spazio, vado a trapiantarlo in questo momento, nel senso che prima di tutto lo posso raccogliere e consumare. Nella raccolta vado proprio a tirare, scavando o con una pala o con un zappino o comunque con una paletta in profondità, in modo che riesco a tirare su la parte bassa, che ovviamente è la parte più bella. La vediamo così. Se io vado a pulirla sfogliandolo, vediamo se riesco a prendervene uno e a sfogliarlo, eccolo qua, forse ce la facciamo. Questo è un po' delicato. Eccolo qua che viene, eccolo qua, il cipollotto perfettamente pulito. Ovviamente di questa parte possiamo consumare o la parte bassa, tagliando le radici e così, semplicemente ripassandole in padella o usarle per fare la base di un soffritto. Possiamo utilizzare la parte delle foglie per usarle per fare delle creme, delle zuppe o delle minestre. Vediamo che hanno già un'infiorescenza, questo vuol dire che è una pianta già matura dell'anno precedente, per cui è leggermente forte, cioè è molto aromatica. In questo caso io posso togliere l'infiorescenza, la trapianto, il cipollotto si sviluppa ulteriormente, diventa circa di queste dimensioni, grandi come una moneta di 2 euro, con un gambo molto bello, molto pregiato. Più lo interro, più ovviamente farò fatica a estrarlo dal terreno, ma più ho imbiancamento. A quel punto posso semplicemente interrarlo per 2-3 cm, quando dopo circa 15-20 giorni è ben radicato, posso andare a rincalzare, per cui vuol dire portare sul colletto la terra, per cui andando a chiudere sul colletto la terra in modo che ho un effetto di imbiancamento. Come abbiamo visto prima, li ho tirati su, io adesso vado a ripicchettarli, per ripicchettarli vado a dividere proprio in basso, non sulla parte della vegetazione ma sull'apparato radicale, proprio aprire in questo modo tutto il ceppo. È molto importante farlo dalla parte bassa, cioè non bisogna mai tirare perché si rischia che si staccano le radici. Sulla parte bassa si riesce proprio a staccarle in modo da ottenere le piante separate, e vedete che si separano molto facilmente. A quel punto vado a ripicchettarle nel terreno, perché in un'aiuola pulita, mantenendo il discorso che si faceva prima, apparato radicale, parte bianca, vado a interrarlo fino a qua, per cui circa per 3 cm dal colletto delle radici, e a quel punto posso togliere l'apice se non voglio portarlo a fioritura, il bocciolino in questo caso, considerando che questa è una pianta seminata l'anno scorso. Se io avessi seminato un mese fa i cipollotti, nel giro di 3-4 settimane, sono molto sottili, filini come dei porri, veramente molto esili, li posso ripicchettare. Ripicchettandoli si può fare anche questo di possibilità, in fila ogni 5-7 cm per 10 di distanza uno dall'altro, le file. Posso considerare che mi servono 2 cipollotti a settimana, posso programmare quanti cipollotti vado a piantumare nel mio orto per coprire il mio fabbisogno di cipollotto durante tutto il periodo estivo, cioè posso raccogliere fino a ottobre. Quel che rimane nel terreno durante l'inverno, anche se va sotto zero, gela, ma poi rigermoglia la primavera successiva.